saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Ritroviamo oggi un buon amico di motivazione quotidiana, Richard DeVos, un grande, vero self-made man americano, risalente all'età d'oro della costruzione imprenditoriale, della realizzazione dei propri obiettivi partendo da zero con il lavoro, con gli strumenti di crescita personale. Direi proprio quella stagione d'oro che ha permesso di mostrare chiaramente la forza dei nostri strumenti, degli strumenti che utilizziamo. Mi viene in mente soprattutto lui, mi viene in mente anche Ray Kroc, e questo al netto naturalmente di tutti i giudizi morali che possiamo dare sulle imprese che hanno avviato. Io in merito non ho, per esempio, alcun tipo di giudizio morale. Ovviamente quando si fa business, soprattutto per quanto riguarda gli americani, che business è business, business must go on e tutto è subordinato al business. E quindi naturalmente l'affermazione in ambito, usiamo questo termine generico, passatemelo, americano, nella cultura americana, è l'affermazione in particolare nella realizzazione di imprese, di successo, di business di successo. In questo figure come Ray Kroc, che lo ricordo è stato colui che a tutti gli effetti ha creato la realtà multinazionale poi di McDonald's, ha espanso il marchio di McDonald's e ha fondato il vero business di McDonald's. Ray Kroc resta per me una figura assolutamente di riferimento, anche per la forza che ha avuto di proseguire, anzi di iniziare addirittura in tarda età. Cito spesso mentalmente, mi cito spesso, visto che ormai siamo lì, diceva: a 52 anni sapevo che il meglio doveva ancora venire. Ci aggiungeva anche un po' di sfighe fisiche, io per fortuna per il momento non le condivido, ma visto che viaggio verso i 51, l'idea di arrivare a un'età che dai più è considerata del tramonto, no? Tanto più allora, oggi un po' meno naturalmente, però diciamo che anche oggi la Vulgata dice che a 50 anni, alla mezza età, i giochi sono fatti. Più di tanto non è che si può andare. Ecco, invece, secondo me, cosa che ovviamente io non credo nella maniera più assoluta, credo il contrario, anzi credo a 50 anni, soprattutto se si è realizzato, soprattutto se si è arrivati a un punto anche di un certo equilibrio economico, per non dire anche di abbondanza economica, una certa stabilità professionale, spero anche, vi auguro, una certa stabilità emotiva, relazionale, familiare. È proprio in quel momento che il tempo diventa qualcosa di straordinariamente prezioso, e soprattutto è proprio in quel momento il momento in cui si può sfruttare il tempo al meglio e iniziare davvero lì a costruire. Io lo sto facendo, penso di aver raggiunto un certo risultato, un certo tipo di risultati, non mi accontento. Intanto, se l'ho raggiunto soltanto grazie ai nostri strumenti di crescita personale, alla perseveranza, ma non mi accontento. Voglio continuare, sento l'energia, anzi sento anche più energia di quando avevo 30 anni, perché quando avevo 30 anni non credevo, ora credo, e quindi figure come anche Rich DeVos sono di ispirazione, perché sono figure che veramente trasmettono una grande energia positiva, un'autentica positività, ed è una positività che sicuramente si sente, si percepisce con chiarezza dalle loro parole, deriva dalla vita reale, quindi dall'esperienza maturata, dalla propria capacità anche di elaborare le varie esperienze e di tradurle con fiducia
con certezza nella fiducia. Qui naturalmente abbiamo a che fare sia con un periodo storico certamente più favorevole, ma anche con una predisposizione, un'attitudine più forte, più naturale perlomeno rispetto a quella di altre persone, che però possono costruire questa stessa interiorità, questo stesso atteggiamento mentale, questo stesso carattere. Così come in musica non è detto che chi ha l'orecchio assoluto sia poi più bravo di chi deve costruirsi l'orecchio relativo. Tutti possiamo raggiungere quello stato, anzi superarlo, perché magari sappiamo qual era lo stato differente quando si aveva un approccio verso la vita diverso. Dicevo poc'anzi dei miei 30 anni, io me li ricordo i miei 30 anni. Mi ricordo il mondo in cui vivevo, mi ricordo le persone che frequentavo, mi ricordo le influenze che ricevevo. Mi ricordo che mi trovavo male, ma che non sapevo dove andare. Poi, per fortuna, ho riallacciato, per fortuna, grazie a Dio in realtà, perché niente avviene mai per fortuna, ho riallacciato i legami con la tensione spirituale che ho sempre avuto, l'ho ricompresa, e da lì sono pian piano ripartito e poi ho trovato una strada che mi ha portato dove sono. Quindi non significa che se non possiedi un talento naturale alla positività allora sei spacciato, anzi è molto meglio secondo me vedere i due mondi, vedere i due lati, le due facce della luna. Ecco, uno degli insegnamenti classici di Rich DeVos e dei grandi spronatori, motivatori veri della crescita personale, è quello dell'azione, dell'agire adesso. Non importa in che condizioni si è, non bisogna aspettare il momento opportuno, perché non ci sarà mai un momento opportuno tranne questo. Ed è esattamente quello che dice, rispondendosi alla domanda retorica: siete pronti ad agire adesso? Dice Rich DeVos. È sempre facile rimandare a domani. Il mondo è pieno di procrastinatori, di gente che dice che quella tal cosa la farà senz'altro domani, e poi domani, e poi domani, e poi ancora domani. Il fatto è che, qualsiasi cosa facciamo, qualunque sia il luogo o il momento in cui cominciamo, non raggiungeremo mai la perfezione. Non ci sarà mai quella combinazione giusta di circostanze che farà sì che ognuna delle cose che affrontiamo nella vita fili perfettamente liscia. Nulla sarà mai perfetto, qualsiasi cosa essa sia, chiunque tu sia o in qualsiasi modo tu ti comporti. Possiamo fare del nostro meglio, per quanto imperfetto, ma è preferibile cercare di raggiungere uno scopo e ottenere un risultato imperfetto piuttosto che non provarci neppure. Come è stato ripetuto più volte, preferisco cercare di riuscire e fallire, piuttosto che cercare di non fare niente e riuscirci. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.